Biancolino, dove gentilmente Maria ci ha aperto le porte della sua dimora per indagare nella vita familiare del Beniamino dei Lupi. Maria, come si svolge la vita della moglie di un calciatore come Biancolino? Classica vita di tutti i giorni alla fine. Niente, si sveglia la mattina, colazione, pranzo all'orario preciso perché comunque c'è l'allenamento. La sera si cena presto e a dormire presto perché comunque loro stanno questo ritmo di vita così tutto in orario. Che cosa gli cucini? Lui deve seguire un'alimentazione particolare. No, lui mangia spesso pasta in bianco e pollo. Petto di pollo, pollo come glielo fai, solo quello mangia. E poi, se non deve giocare, può anche uscire un po' fuori dal suo menù. Però per il resto è tranquilla, una vita abbastanza tranquilla, niente di chissà che. Come lo sostieni? Nel senso che essere un calciatore richiede comunque un tipo di vita particolare, quindi non si può uscire il sabato Sì. sera, non si può uscire il venerdì, ci sono le trasferte. La moglie che ruolo ha? Come lo sostieni in questa La vita? moglie ha il ruolo di seguirlo nel bene e nel male, quello sicuramente. E non si esce, però ci sono anche altri divertimenti che farai poi dopo, sicuramente, tipo tutto l'anno noi non usciamo mai perché comunque c'è la partita, come dicevi tu, la domenica, quest'anno di sabato, quindi forse quest'anno usciremo un po' di più perché si giocherà di sabato, quindi la domenica è libera. Però arriverà maggio, giugno che finisce e poi puoi uscire benissimamente e divertirti diversamente, A te sicuramente. piace andarlo a seguire il Sì, sabato? io sono sempre andata allo stadio e seguirlo anche in altre località sicuramente, sempre. È soprannominato il pitone, perlomeno i fan così lo chiamano. Tu Sì. invece come usi chiamarlo Io affettivamente? Raffo, amore. Raffio, amore. E anche i bambini ora li chiamano i Sì, pitoncini. ora a lui tocca sentirsi chiamare Pitoncino. Fino a poco tempo fa chiamavano Vincenzo, l'altro bambino. Adesso tocca a Diego. Diego, come mai Diego? Lei? Diego perché per Maradona, che Raffaele è molto molto legato a quella storia del Napoli, quindi per Maradona. Voi siete napoletani, Sì, giustamente sì. la passione di Raffaele è nata anche guardando le partite Sì, di Diego Maradona. Armando Maradona. E invece ci sono persone che addirittura hanno chiamato i loro figli Biancolino, la sai questa Sì, sì, cosa? sì, sì. Tanto, tanti anni fa, mi sembra, il primo, il secondo campionato, mi sa il primo, c'era questo bambino che nacque dopo che vincemmo il campionato e c'era questa coppia che chiamò il figlio Biancolino. Infatti Raffaele andò anche in ospedale, c'era questo bambino appena nato che si chiamava proprio così. Si chiama proprio così. Magari avrebbero voluto anche che lo battezzassero. Non è stato richiesto, se no Raffaele l'avrebbe L'avrebbe fatto, fatto. Quindi avete tre figli. sì. In prospettiva di farne un hub. Basta, ma La sì, per squadra di adesso pallone no. no. No, no, per adesso va bene così. Perché Quindi tre figli, Diego ci dà due anche molto da fare, vero Diego? maschi. E Diego il più piccolino, quanti anni ha? 4 3 anni? 4 anni, anni. 4 Poi c'è anni. la femminuccia che è rimasta dietro le quinte. Giovanna ne ha 13 e poi c'è Vincenzo di 10 anni. Sì, Avellino sì, ha scalato le vette della Serie B, che cosa ti aspetti? sì. Io mi aspetto sinceramente che la mia speranza è di rimanere lì sopra. Glielo auguro a tutti quanti, al popolo biancoverde, ma soprattutto ai ragazzi, al mister, a tutta la società che ha investito tanto su questa squadra. E niente. Qual è l'augurio che fai a tuo marito? Mio marito, l'augurio che gli faccio è quello di sicuramente di entrare, segnare, perché il suo sogno è quello di giocare. Fino a che ce la fa, dicono che è vecchio, ma lui dice con questa maglia potrò giocare fino ai 40 anni. Io glielo auguro sicuramente, quest'anno come l'anno scorso, di fare i suoi, spero, 10-15 gol. Sicuramente, glielo Infatti auguro. continua a dare, l'anno scorso ha comunque dato tante Sì, 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 soddisfazioni sì, alla sì. L'anno squadra. scorso ne ha fatti 10, non giocando sempre, però va bene così. Sì, quindi è una cosa che tu vuoi chiedere a tuo marito, magari se, di starti più vicino, di sbadare un No, pochino no, per i no, bambini. su Anche quello no, anzi lui è molto presente con me e con i figli, sicuramente. perché poi diciamolo, Biancolino è molto amato, è molto popolare, C'è chi lo ama, forse chi chi lo lo odia. ama, chi, però tra i giocatori è il più Sì, no, popolare. ad Avellino è amato, amato, come lui ama questa città, Quindi suscita sicuramente. un po' di gelosia nella moglie questa cosa. Ma la moglie è gelosa, al di là di tutto, cioè io sono proprio gelosa di lui, sono 20 anni che lo conosco, quindi comunque è una vita insieme, ci siamo cresciuti Siete una coppia insieme. collaudata. Sì, quindi io credo che lui sia anche geloso di me, però è normale, la vita che fa lui è normale.
Quindi diciamo che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, grazie. Dietro un calciatore, oltre una grande donna, c'è anche una grande bella donna. Grazie. Va bene, allora con un augurio all'Avellino Calcio ci salutiamo, okay, e grazie. Magari ci rivediamo per il prossimo gol di Raffaele Biancolino. Quando volete, ne stiamo qua.